della teoria della trave di Timoshenko. Allora, è interessante studiare la dinamica dei comportamenti sociali e in particolare la dinamica della reazione degli studenti alle mie lezioni. Questa è una cosa molto interessante che vi voglio dire. Molti studenti si sentono sollecitati e questo è il mio compito. Qualcuno però si sente maltrattato e quindi cerca di dimostrare che io dico cose sbagliate. Allora, faccio subito una confessione completa. Commetto errori pure io. Vabbè, nessuno cerca di sostenere, io in particolare, nel fatto che vi dico sempre soltanto cosa giusta. È possibile che io dica delle cose inesatte. Uno ne discute e un'analisi critica di quello che dico è giusto, auspicabile, lo dovete fare. Il principio di autorità non serve, non esiste, non ha nessun valore e dovrebbe essere cacciato fuori da tutte le università serie. Mi ricordo che il mio professore di fisica generale 1, che si chiamava Ettore Pancini, ve ne parlerò in dettaglio in un'altra situazione, che ha avuto 4 nomination al premio Nobel e non è riuscito a prenderlo soltanto perché era lo scopritore dei raggi cosmici. Non l'ha preso perché lui non riusciva a entrare né nella quota sovietica, perché lui era comunista, né nella quota italiani, perché la Democrazia Cristiana non voleva che un comunista prendesse il premio Nobel. Non lo so se quello che ci diceva era vero o frutto della sua incazzatura, del fatto che non glielo davano. Io sono stato testimone dell'incazzatura bestiale che prese quando per la 4ª volta non gliel'hanno dato e a quel punto si è rassegnato. E non c'è. Eppure uno che aspirava al premio Nobel ha ammesso in almeno 3 occasioni di aver sbagliato a correggere dei compiti, in particolare un compito che avevo fatto io, quindi poi dopo vi racconterò in dettaglio questa storia. Il principio dell'autorità non esiste, vabbè. In particolare dovete sapere che Timoshenko era russo e i russi scrivono in cirillico, lo sapete, no? C'è un altro alfabeto, eh? E ci sono almeno 4 trascrizioni dal cirillico. C'è la trascrizione tedesca, inglese, francese e qualche volta c'è una trascrizione, diciamo così, italiano-latina. Questa è la trascrizione, indovinate un po', in francese. Vabbè, un vostro collega negli anni passati venne a dirmi che io facevo lezione e poi non scrivevo bene l'ortografia di Timoshenko. Allora, se voi mi volete correggere fate bene, controllate tutti i segni, volete discutere tutto, va bene, però diciamo, mi potete concedere che non mi ricorda, possa non ricordarmi, che io non mi ricordi l'ortografia del nome di un russo, vabbè? Però e questa è la grafia giusta con la trascrizione in francese. Qual è la peculiarità della trave di Timoshenko? Ora vi prego di prestare attenzione perché dobbiamo cambiare la cinematica della trave. Allora, ci sono 2 lezioni videoregistrate su questo argomento con un taglio diverso fatto per gli ingegneri chimici. Vi prego di andare a vedere pure quella, perché il taglio che ora sto dando è leggermente diverso. Allora, voi prendete la trave nella configurazione di confronto che è un segmento 0L e volete studiare la configurazione attuale, quindi qua stiamo parlando della cinematica che vogliamo introdurre per descrivere le forme di una trave. Allora, fino ad ora abbiamo fatto l'ipotesi che una sezione che è un corpo rigido rimane rigida
questa sezione, ma abbiamo anche fatto l'ipotesi che questa sezione rimane ortogonale alla linea media anche nella configurazione attuale. Quindi questa sezione, se si trova qui, fino ad ora nella teoria di Eulero abbiamo supposto che rimanesse ortogonale alla linea media. Vabbè? Per cui, se voi conoscete il campo che vi dà lo spostamento di ogni sezione, spostamento che abbiamo decomposto nella direzione Egon 1 ed Egon 2, va bene? Vi prego, ora, non so se il vostro avvocato si alza anche a difendervi in questo caso, ma vi prego, siete padroni di scegliere le basi che volete, però le basi per fare i prodotti vettoriali devono essere le logire. Quindi Egon 1 vettore con 2 deve fare con 3 che esce fuori dal piano della lavagna. Se qualcuno, non so, ho visto dei compiti così, prende questa base, è padrone, va bene? Ma Egon 1 vettore con 3 va verso, nella direzione entrante verso la lavagna, per cui se poi orientate così E3, che è la direzione che esce fuori, scrivete delle formule con i segni sbagliati e quindi ottenete risultati che sono sbagliati. Ho visto un pacchetto di compiti con una scelta incoerente degli assi. Io so bene che ci sono dei libri nei quali si fa questa scelta. Sono tutte cose lecite, vi posso pure citare le fonti, ma non, quello che non è lecito è usare questa orientazione. Se volete usare questa scelta, dovete usare la regola della mano sinistra per fare il prodotto vettore. Ci siamo? Quindi vi prego di essere coerenti nelle scelte che fate convenzionali. Allora, se scegliete Egon 1 ed Egon 2, lo spostamento D si scrive come W Egon 1 usando le mie convenzioni più U Egon 2, dove W è lo spostamento assiale e U lo spostamento trasversale. Nel momento in cui conoscete il vettore DDS per tutte le variabili, per tutti i valori della variabile S nell'intervallo 0L, conoscete la curva. Se conoscete la curva attuale, che vi dà la forma della trave, se conoscete la curva conoscete la direzione tangente. Vabbè, se conoscete la direzione tangente conoscete pure la direzione ortogonale e quindi se assumete che le sezioni rimangono sempre ortogonali alla linea d'asse non dovete ulteriormente specificare nulla, tutta la cinematica della trave è data. Se invece succede che le sezioni non rimangono ortogonali alla linea d'asse nella configurazione attuale, allora al campo WDS e al campo UDS dovete aggiungere il campo θ di S, se siete in moto piano, campo che vi fa ruotare le sezioni dalla configurazione di confronto alla configurazione attuale. Quindi, se volete descrivere in maggiore dettaglio il comportamento di una trave, ora vi posso pure accennare, posso anche dirvi che un'analisi accurata della deformazione dei corpi a forma cilindrica ha caratterizzato l'insieme di travi per le quali l'ipotesi di Eulero è valida e le travi per le quali l'ipotesi di Eulero non è valida. Noi abbiamo costruito il corpo trave, il volume occupato al corpo trave l'abbiamo costruito come? Con una curva e con un insieme di sezioni che nella configurazione di confronto rimangono tutte ortogonali alla curva
e la curva passa per il centroide, il centro d'area di ognuna di queste sezioni. Vabbè? Quindi noi abbiamo detto che ognuna di queste sezioni rimane rigida e abbiamo detto che ognuna di queste sezioni ha un diametro piccolo rispetto alla luce di questa trama. Ecco, la teoria di Levo si applica quando la sezione è fatta da un materiale omogeneo ed isotropo e quando non ci sono grosse variazioni fra le distanze dei punti della sezione per ogni coppia di assi cartesiani che scegliete per riferire la sezione nel piano cartesiano per trovare i punti della sezione. Quindi questa sezione può cambiare di forma, non è una circonferenza, ma non è una cosa fatta molto oblunga così, con grosse differenze nelle distanze fra i punti del perimetro della sezione, e inoltre deve succedere che questa sezione non ha cavità. Allora, è utile che voi capiate che se volete applicare la teoria della trave a queste travi che reggono questo solaio, questa trave sostanzialmente verifica questa ipotesi e quindi potete applicare a queste travi la teoria di Eulero. Le sezioni rimangono sostanzialmente ortogonali alla linea d'asse. Se però cercate di costruire l'ala di un aeroplano in alluminio aeronautico e quest'ala è cava, perché le ali degli aeroplani sono solitamente utilizzate come serbatoi e quindi voi, per ottimizzare l'effetto di portanza del flusso d'aria sull'ala, dovete avere una sezione che ha una certa forma oblunga e dovete avere una grossa area di interazione fra l'ala e il flusso d'aria intorno. Poi la volete pure cava, una sezione sarà fatta con sostanzialmente di questa forma e ci saranno delle sottili barre di metallo di rinforzo interne e poi tutto il resto sarà a cavo. Le ipotesi quindi che sono state dimostrate essere valide per applicare la teoria di Eulero per le ali degli aeroplani non sono più valide. Allora uno si chiede: qual è il modello immediatamente più complicato che posso introdurre per studiare questo tipo nuovo di travi? Cioè, quale modello posso introdurre che abbia una cinematica un po' più ricca della cinematica di Eulero e che sia quindi capace di descrivere il comportamento di un'ala per mezzo di un modello di trave? Chiaro, se voi introducete la meccanica quanto relativistica e scrivete le equazioni di Schrödinger per ogni atomo di alluminio che forma questa trave, avete una teoria magnifica che in linea di principio è predittiva, vi dice che fa ogni atomo, figuratevi. È peccato che questa teoria, diciamo, non è applicabile, perché nessuno sa risolvere tutte queste equazioni accoppiate. Allora uno deve arricchire la teoria, ma non troppo, deve arricchire la teoria in modo da poter descrivere i fenomeni più rilevanti che interessano nell'applicazione che uno ha in mente. Abbiamo organizzato pure il sorvolo dell'aeroplano e invece deve arricchire la cinematica, ma non troppo. Allora, l'ipotesi, la congettura di Timoshenko, che poi si è rivelata esatta, è stata quella che uno, aggiungendo la variazione d'assetto di ogni sezione, arricchiva abbastanza la teoria per spiegare bene i fenomeni deformativi che occorrono in questa più ampia classe di travi. Ci siamo? Bene, allora chiudiamo questa parentesi, diciamo così,
fenomenologica e accettiamo il fatto che la rotazione teta di S non sia la rotazione che vi porta dall'assetto ortogonale alla linea d'asse all'assetto ortogonale alla linea d'asse. Quindi teta di S non è l'angolo che vi fa rimanere le sezioni ortogonali. Vabbè? Quindi la cinematica arricchita è questa. Va bene? Ora, se abbiamo questa cinematica arricchita, dobbiamo capire come si misura la deformazione, in questo caso più generale, del tratto di trave SS più DS. Ci siamo? Allora, questo tratto di trave si allunga. E come si allunga? Con la stessa analisi che abbiamo fatta in una delle lezioni precedenti, si allunga con una modalità che è dettata dalla quantità W'. Va bene? Questa trave si inflette. E questa trave si inflette come? Se questa è teta di S e questa è teta di S più DS, l'incurvamento è dato da teta primo. Avete teta di S più DS meno teta di S diviso DS e avete di quanto sono ruotate la sezione in S e la sezione in S più DS relativamente l'una all'altra. Quindi questa è la misura di allungamento, questa è la misura di incurvamento. Vabbè? Però resta quella che è una deformazione nuova, che ora chiamiamo deformazione al taglio. Allora, se avete una sezione fatta così, e questa sezione ha la prima, questa è la sezione S più DS, poi questa sezione la disegno a fianco, nella configurazione attuale è fatta così, si è messa deformata così. Questa è la linea d'asse che passa per i centroidi delle sezioni, va bene? E ovviamente le sezioni non sono più ortogonali alla linea d'asse. Questa è quella che si chiama una deformazione al taglio. Quindi noi ora dobbiamo capire di quanto non sono più ortogonali le sezioni che lo erano nella configurazione di confronto rispetto alla linea d'asse. Allora, l'angolo che era circa, diciamo, l'angolo φ che ci fa ruotare dalla configurazione di confronto alla configurazione attuale, restando ortogonale nel caso di puro spostamento trasverso, ma abbiamo capito che, diciamo, considerando W otteniamo infinitesimi di ordine superiore, quindi questa è una buona approssimazione. L'angolo φ che mi fa ruotare rimanendo esattamente ortogonale alla linea d'asse è dato da a una tangente che è uguale a U'. Noi studiamo piccole deformazioni e quindi con lo sviluppo in serie che abbiamo utilizzato φ è circa uguale ad U'. Vabbè? Quindi qual è il difetto di ortogonalità? Il difetto di ortogonalità è U' meno teta. Se teta è la variazione d'assetto dalla configurazione di confronto alla configurazione attuale, quando teta è proprio uguale ad U', è verificata l'ipotesi di indeformabilità al taglio di Eulero. Quando U' è diverso da teta, non è più verificata l'ipotesi di Eulero. Le sezioni non sono più ortogonali alla linea media. Quindi la misura di deformazione al taglio è data da U' meno teta. Quindi mentre prima avevamo come misura di deformazione solo W' teta' e U' meno teta,
doppio V prima, io primo. Ora abbiamo una terza misura di deformazione, U primo meno teta. Doppio V primo è l'allungamento, teta primo è l'incurvamento, U primo meno teta è la deformazione al taglio. La deformazione al taglio era zero nella trave di Olero, era supposta essere uguale a zero nell'ambito della teoria di Eulero. Va bene? Ok, allora come dobbiamo procedere? Dobbiamo procedere come ci ha insegnato Lagrange. Dobbiamo scrivere l'energia totale del sistema e dobbiamo imporre che questa energia sia minima nella configurazione di equilibrio. Questo dobbiamo fare. Ci siamo subito messi nell'ipotesi di piccoli spostamenti, altrimenti la misura di deformazione non sarebbe più questa. Va bene? Una teoria di Timoshenko come una teoria di Olero in grandi deformazioni è formulabile, ma vi annuncio che un mio tentativo abbastanza recente di capire quali erano le teorie utilizzate per le grandi deformazioni ha avuto un mezzo insuccesso, nel senso che queste teorie completamente formulate non esistono, al punto che abbiamo ottenuto un finanziamento congiunto dell'Italia, del Ministero e della Francia per studiare in una tesi di dottorato la teoria delle grandi deformazioni, sia nell'ambito della teoria di Olero che nell'ambito della teoria di Timoshenko. In realtà questo, cioè andare a studiare le grandi deformazioni delle travi, è un problema abbastanza aperto. Ci sono dei risultati parziali, ma ancora non è chiaro come si possa formulare questa teoria. Quindi ci siamo limitati a studiare le piccole deformazioni. Quello che invece è fatto ed è disponibile persino a livello di software commerciali è la teoria della trave in piccole deformazioni, ma in moto tridimensionale, cioè non in moto piano, con le sezioni che non ruotano solo intorno a un asse, ma ruotano intorno a tre assi con i triangoli di Olero e con il campo di spostamenti che non è solo U e W, ma c'è anche la terza componente del campo di spostamenti. Quindi, diciamo, la frontiera della conoscenza attualmente sta così: il moto delle travi in piccole deformazioni e piccoli spostamenti nello spazio è completamente noto, si sa studiare perfettamente, ci sono i codici, ma la teoria delle grandi deformazioni ancora aspetta di essere perfezionata, ci sono solo dei risultati parziali. Bene, cosa ci insegna Eulero? Cosa ci insegna Lagrange? Per trovare le forme di equilibrio devi prendere un'energia e la devi minimizzare. Allora, scriviamo l'energia. Allora, l'energia totale è uguale l'integrale fra 0 ed L. Ovviamente qui sto parlando di una trave. Se abbiamo più travi dovremo sommare gli integrali su tutte le travi. Va bene? Allora, l'integrale fra 0 ed L di la rigidezza flessionale diviso 2 per teta primo quadro, questa è l'energia associata all'incurvamento. Ovviamente questa è un'ipotesi, uno può anche avere travi per le quali l'energia a flessione non è data da teta primo quadro,
Ve lo dico perché sono stato recentemente scottato da questa cosa. Abbiamo studiato certe travi fatte da stampanti 3D con materiali polimerici e l'energia è teta primo elevato a 1.34. E non è un numero dato a caso, abbiamo fatto le misure e abbiamo scoperto l'energia di deformazione a questo andamento. Sono delle molle a incurvamento in cui l'energia potenziale non va col quadrato. Non è che tutte le energie potenziali vanno col quadrato. La cosa importante è che le energie devono essere positive, cioè per una data deformazione l'energia di deformazione deve essere una quantità positiva, perché nessuno ha mai visto una trave che voi la deformate che dove questa particolare proprietà, voi la deformate e quella vita pura dell'energia. Solitamente per deformare una trave ci dovete mettere energia dentro, ci siamo? Quindi uno deve fare attenzione a queste richieste di ragionevolezza fisica, ma altrimenti le energie possono essere arbitrarie. Quindi diciamo, questa è una possibile energia, quella che si è rivelata utile nell'ambito delle piccole deformazioni, va bene? Per una larga classe di materiali, ma questa non è la teoria di tutto, è la teoria di alcune travi. Poi abbiamo più Kn mezzi W primo quadro più Kt diviso 2 U primo meno teta quadro. Questo è il pezzo di energia di deformazione. Notate che abbiamo fatto un'enormità di ipotesi. Abbiamo, in sostanza, noi abbiamo una molla a tre dimensioni. Abbiamo una molla che si può deformare allungandosi, incurvandosi e con una deformazione al taglio. Stiamo dicendo che questi tre modi di deformarsi sono disaccoppiati, nel senso che la quota parte allungamento non influenza la quota parte incurvamento, per esempio. La quota parte taglio non influenza la quota parte allungamento. In generale, molto più in generale, potremmo, e in alcuni casi dovremo, probabilmente se qualcuno di voi si occuperà di travi sarà costretto a fare una cosa, ammesso che le energie quadratiche funzionino, più generale di questa. In realtà voi potete prendere una matrice simmetrica A, fate il prodotto di Kepler colonne di questa matrice per il vettore W', U' e U' meno teta, quello che esce è un vettore colonna e poi fate il prodotto scalare con W', U' e U' meno teta e troverete, se A è simmetrica come deve essere per una forma quadratica, troverete una forma quadratica completa dove non solo appaiono i pezzi teta primo quadro, W primo quadro e U primo meno teta quadro, ma potranno apparire prodotti del tipo W primo per teta primo, W primo per U primo meno teta, cioè avrete una energia nella quale i vari modi deformativi si accoppiano l'uno all'altro. Perché usiamo questa particolare energia? Usiamo questa particolare energia perché uno scienziato francese dell'Ottocento, che era il marchese de Saint-Venant, le marquis de Saint-Venant, lui si chiamava Barré di cognome, era Barré de Saint-Venant, ha dimostrato che per travi omogenee, fatte di materiale omogeneo ed isotropo,
con un diametro molto piccolo rispetto alla luce, questa è l'energia che va bene. E lui l'ha dimostrato usando una teoria dei corpi deformabili più sofisticata della teoria della trave, quindi ha dimostrato questo risultato con una teoria leggermente più generale di quella che vi stiamo presentando. Qui deve essere chiaro che se il materiale che costituisce questa trave, per esempio se il materiale è un composito come quelli che ora si usano per gli aeroplani, queste ipotesi non sono più verificate e quindi non è detto che l'energia di deformazione della trave sia questa. Quindi noi ora studiamo questa in particolare, senza ritenere di aver fatto la teoria più generale possibile, vi ho dato un certo numero di caveat per farvi rimarcare che questa non è la teoria che descrive il comportamento di tutte le travi. Impareremo a trovare l'equazione di equilibrio di questa, per questa teoria della trave, e sappiamo che il metodo cerca il minimo dell'energia si applica in generale, ma i risultati che troviamo non sono generali, si applicano solo a una particolare classe di travi. Vabbè? Poi che cosa succede? Non è finita qui, perché avete meno BNW, il carico morto che dà il lavoro esterno, l'energia potenziale esterna per spostamenti assiali, avete meno BTU e poi avete anche meno, questo è nuovo rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad ora, una coppia per unità di linea per teta. E ora cerco di spiegarvi cosa significa questo nuovo carico. Professore, una cosa, ma è l'integrale, quali parti comprende tutta l'equazione? Tutto. Questi sono tutti i campi e l'integrale è in DS. Vabbè. Ah, poi ovviamente ci saranno forze concentrate. Abbiamo fatto qualche esercizio sulle forze concentrate, quindi nel caso ci fossero forze concentrate la procedura di integrazione per parti si deve fare con un minimo di accortezza, ma per il momento cerchiamo di capire i termini che appaiono sotto il segno di integrale e come si trattano. Allora, dobbiamo fare attenzione, noi non siamo come Sesto Empirico. Diciamo, lo sappiamo che la trave ha uno spessore, anche se di questo spessore non abbiamo tenuto esplicitamente conto nella cinematica. Noi ci siamo accontentati di individuare la posizione della linea media. In realtà che idea abbiamo? Se la linea media si trova in una configurazione data da questa forma qua, siccome ogni sezione è assunta essere rigida, va bene? Anche nella teoria di Timoshenko ogni sezione ha uno spessore. Se io conosco teta di S, so dire questa sezione che orientazione ha e quindi riesco a costruire la forma della trave conoscendo la linea media e teta di S. Riesco a ricostruire la forma della trave per mezzo del campo UDS, WDS e teta di S. Questi tre campi mi dicono la forma. Vabbè? E lo spessore rimane immutato, quindi sono contento. Però questo spessore gioca un ruolo. Se su questa sezione io applico un'azione fatta così, quindi sulla faccia terminale un diavolo va e applica due forze così, questa sezione rivista come corpo rigido vede delle azioni esterne che sono a risultante nulla e a momento risultante nulla.
scusate, risultante nulla, ma al momento risultante non nullo. Quando questa sezione gira, quindi quando avete una rotazione teta di L, questa coppia esterna fa lavoro, e abbiamo dimostrato la formula del lavoro fatto da un sistema di forze su un atto di nodo rigido apposta, e questo lavoro fatto è dato da meno la coppia esterna MX che moltiplica la rotazione teta di L. Quindi nell'energia totale avete questo pezzo qui, questo è fuori del segno di integrale. Ci siamo? MX è data dall'intensità di questa forza per il braccio, e questo braccio è proprio lo spessore della trave. Quindi, sebbene lo spessore della trave non giochi nessun ruolo nella cinematica, questo spessore gioca un ruolo rilevante quando dovete calcolare l'energia totale del sistema trave che state considerando, perché questo spessore vi permette l'applicazione di forze, di coppie, e queste coppie fanno lavoro e quindi devono apparire nella energia totale. Allora, questo termine lo aggiungiamo a titolo esemplificativo nel nostro problema. Quindi in realtà poi dopo, quando vorremo applicare i nostri risultati a un caso particolare, studieremo la deformata di una trave incastrata a sinistra con una coppia concentrata applicata in L, e questa è l'energia. Ma non c'è solo questo. Immaginate che un diavolo particolarmente cattivo sia andato su questa trave e abbia inchiodato sopra questa trave un nastro, questi sono i chiodi, abbia inchiodato un nastro e che poi si metta a tirare questo cavo. Cosa state facendo? State applicando una coppia per unità di linea, perché avete, se rifate il disegno qua sotto, avete una forza sulla faccia superiore. Poi potete immaginare di avere una forza anche sulla faccia inferiore, in modo da avere la risultante nulla. Su ogni sezione, vedete, avete applicata per unità di linea sul tratto di linea S più DS, vedete una forza orizzontale in una direzione e una forza orizzontale nell'altra direzione. La risultante di questa forza è zero. Quindi non può, BN non vi può aiutare, perché BN, la risultante della forza per unità di linea sul tratto fra SS più DS, è zero. Però vi rendete conto che se tirate così la trave, quella si inflette e ha una posizione di equilibrio che dovete determinare, che non è stare dritta. Come modelliamo questo tipo di azioni esterne? Con qualcosa che fa lavoro sulle rotazioni teta di S. Chi fa lavoro su teta di S? Una coppia per unità di linea mu che come carico morto appare a fattore di teta di S nell'integrale dell'energia. Quello è il pezzo energia potenziale esterna. Quindi mu di S è una coppia per unità di linea, è un'azione esterna. Questa coppia per unità di linea fa lavoro sulle rotazioni delle sezioni. Ovviamente mu di S può essere una funzione di S. Ci siamo? Ok. Ok, allora, una volta che abbiamo interpretato e dato un significato meccanico più preciso ai termini di questa energia totale,
dobbiamo solo fare il conto per capire quali sono le equazioni che risultano. Allora, quali sono i campi? Quali sono i campi indipendenti? Quali sono i campi indipendenti che possiamo variare nella nostra ricerca del minimo? Abbiamo il campo W, il campo U e il campo θ. La piccola variazione intorno alla posizione di equilibrio si ottiene aggiungendo a ciascuno di questi campi delta W, delta U e delta θ. Va bene? Questa variazione ovviamente si può fare tenendo separate le variazioni di ognuno dei tre campi. In che senso? Si può assumere che W, delta W e delta U siano 0 e si può variare solo θ. Poi si può tenere delta θ e delta W 0 e si varia solo delta U, e alla fine si può tenere delta U e delta θ 0 e variare solo delta W. Che stiamo facendo? Le derivate parziali, se volete, dell'energia di deformazione, che è un funzionale rispetto al campo U, W e θ. Stiamo generalizzando quello che nel corso di analisi matematica 2 avete visto e che si chiama derivazione parziale. Quindi che facciamo? Cominciamo a fare il conto delta energia totale θ, cioè variamo solo il campo θ. Allora, nell'equazione, quindi, qui appare θ, qui appare W, qui appare U' meno θ e qui appare θ e anche qui appare θ. Gli altri termini non vedono θ, quindi la variazione prima è 0. Quindi devo solo scrivere le espressioni che coinvolgono θ. Quindi ho Km θ' più delta θ' quadro Km mezzi, che è meno θ' quadro, questa è la variazione prima addendo, poi ho più kt mezzi e poi ho U' meno θ meno delta θ quadro, poi ho meno mu, ma questo è facile, c'ho mu in θ più delta θ meno mu per θ, la differenza è meno mu delta θ, questo lo faccio velocemente saltando il passaggio, e poi resta meno fuori del segno dell'integrale, quindi ora mi serve, ci metto la parentesi quadra, scrivo ds e poi su questo bordo ci metto meno mu esterno delta teta L, va bene? Questo è il primo passaggio che riguarda il calcolo della variazione prima che dobbiamo cercare, va bene? Ok, allora, forse questa battuta già me la sono giocata stamattina, ma la ripeto. Forse alla fine di questo corso non avrete capito nulla, ma almeno il quadrato del binomio siamo sicuri che l'avete ripetuto abbastanza bene. Notate che questi conti diventano complicati se le energie non sono quadratiche. Diciamo, c'è bisogno di sviluppare un attimo la teoria della derivazione parziale, ma diciamo, ho scelto energie quadratiche anche per questo, per potermi spicciare a fare i conti, potermela cavare a fare i conti facendo il quadrato di binomi. Ok, allora, questo quadrato, voi riscrivete la formula, perché ora farò il tipico, userò la tipica procedura al Pancini,
cioè faccio un conto a parte e poi lo sostituisco cancellando. Vabbè, questo è un trucco che ho visto per la prima volta fare dal professor Pancini. Allora, teta primo quadro più delta teta primo quadro più 2 teta primo delta teta primo è il quadrato di questo. Vabbè? A questo punto voi scrivete meno teta primo quadro, va bene? Dopodiché che notate? Notate che sto dentro questa parentesi quadra qua, Km è a fattore di tutto. Teta primo quadro meno teta primo quadro si semplifica. Delta teta primo quadro è un infinitesimo di ordine superiore e noi stiamo trattando solo gli infinitesimi al primo ordine, quindi che mi resta dentro la parentesi quadra? Mi resta 2 teta primo delta teta primo. Beh, ci siamo? Questo è un conto che oramai abbiamo fatto un sacco di volte, stiamo diventando esperti. Ora dobbiamo fare questo quadrato. Per fare questo quadrato, qui manca un pezzo. Qua manca un pezzo. Qua manca meno un primo meno teta al quadrato. Va bene? Che mi sono mangiato? Ok? Allora, per fare questa differenza devo fare il quadrato. Faccio il quadrato usando questo. Questo primo e questo secondo nel quadrato del binomio considero questo monomio e quest'altro. Vabbè? Quindi faccio il quadrato di un primo meno teta che va via con un primo meno teta. Poi c'è il quadrato di delta teta che si semplifica, quindi che mi resta? Mi resta il doppio prodotto, quindi mi resta 2 un primo meno teta per delta teta. Ci siamo? Con il segno meno, perché c'è un primo meno teta meno delta teta. Vabbè? Quindi al posto di questa parentesi quadra che prima avevo lasciata incompleta, va bene? Devo mettere meno 2 un primo meno teta delta teta. Va bene? Ok. Benissimo. Penso di non aver commesso nessun ulteriore errore e di avere tutti i segni giusti, ma mi riservo di controllare conti facendo, va bene? Poi rimanete sempre allerta perché questi conti sono delicati, ok? A questo punto, questo signore è mansueto, c'è delta teta, questo signore è mansueto, c'è delta teta, pure questo è mansueto, c'è delta teta. Quindi qua non si deve fare più nulla, a parte semplificare questo 2, e lo facciamo subito. Ci ricorderemo di questi segni, va bene? Qui invece si deve fare un'integrazione per parti, perché c'è delta teta primo. E lo facciamo, oramai ci siamo smaliziati, eh?
siamo diventati bravi, tanto Lagrange ci ha insegnato come fare. Allora, scriviamo uguale, ora la riscrivo pure io questa formula, integrale fra 0 e L, il 2 si semplifica col 2, quindi abbiamo Km teta primo delta teta primo. Io scrivo Km teta primo delta teta tutto primo. Perché faccio così? Perché così questa signora diventerà dei dati al bordo, però non è uguale a quella di prima, perché quando faccio la regola di Leibniz, derivo delta teta primo, esce esattamente quello di prima, quindi ci devo togliere meno Km teta primo primo delta teta. Vabbè, quindi ho integrato per parti quel pezzo. A questo punto che faccio? Permettetemi di fare una cosa. Questo signore lo integro, diventa integrale fra 0 ed L, e quindi questo signore me lo metto qua vicino a mu ext, nel riquadro di quello che sta fuori del segno di integrale. Qui c'ho integrale fra 0 ed L di Km teta primo delta teta tutto primo. Faccio l'integrale fra 0 e L della derivata, che mi resta? Mi resta, lo scrivo qui, parentesi quadra, Km teta primo delta teta calcolata fra 0 ed L. Vabbè? E questo signore lo tolgo perché l'ho aggiunto là. Ci siamo? Quindi questo termine viene sostituito nell'integrale fra 0 ed L da meno Km teta primo tutto primo delta teta. Ecco qua. Questi sono i termini che ci daranno i dati al bordo, e invece sotto il segno dell'integrale abbiamo delle grandezze che tutte ora sono moltiplicate per delta teta. Quindi col solito procedimento, teorema di Lagrange, funzione campionatrice, scopriamo che il fattore di delta teta deve essere 0 per avere l'equilibrio. Condizione necessaria all'equilibrio di una trave di Timoshenko è che meno Km teta primo primo meno Kt u' meno teta meno mu, tutto questo deve fare 0 per ogni S appartenente a 0L, aperti 0L, perché in 0 e in L ci sono i dati al bordo. Vabbè? Quindi posso cancellare il calcolo della variazione prima per quanto riguarda l'integrale, e qui al lato mi è rimasto il residuo del calcolo in 0 e in L. Allora, ora dobbiamo solo fissare le idee, ve l'ho detto, anche se questo procedimento è generale, noi per fissare le idee consideriamo una trave incastrata a sinistra e ci applichiamo la coppia all'estremità a destra. Delta teta di 0, la trave è incastrata, è 0. Quindi questi dati al bordo parlano solo di qualcosa che moltiplica delta teta di L. Che cos'è questo qualcosa? È Km teta primo
tutto questo calcolato in L, meno M esterno uguale a 0, cioè Km theta primo di L uguale a M esterno. Quindi, se applicate il dato al bordo M esterno, questa è la condizione che dovete imporre in L come derivata dall'integrazione per parti conseguenza del calcolo della variazione prima rispetto al campo teta. Poi dovremo variare rispetto al campo U e poi dobbiamo variare rispetto al campo W, quindi questa è una parte della nostra storia. Ci siamo? Ok, benissimo. Ora, per una sfortunata serie di circostanze che poi hanno conseguenze, penso di avervi già raccontato la storia del razzo, dello space shuttle e del tunnel, credo di sì. No? Vabbè, ve lo racconterò. Comunque, sicuramente è stato videoregistrato da qualche parte. A questo punto dovete fare i conti e, diciamo, è faticoso portarsi appresso. Vabbè, innanzitutto potete moltiplicare per meno 1 tutto e trovate l'equazione giusta, cioè un'equazione equivalente a quell'altra. Poi potete decidere di introdurre una nomenclatura, una definizione, una stenografia per scrivere le formule in maniera più compatta. Vabbè, stenografia che poi ha avuto tragiche conseguenze perché è diventata abitudine, poi è diventata cattiva abitudine e poi è diventata pratica ingegneristica alla quale non si può derogare. Allora, sentite, questi conti ci hanno portato a questo risultato. Se io devo scrivere questa equazione, mi può risultare utile, e questo mi è suggerito da questo dato al bordo, io posso definire Km teta primo funzione di S, posso dire che questo campo è un campo interessante e lo voglio chiamare M di S, semplicemente per assonanza, perché il valore di questo campo in L è uguale alla coppia esterna applicata. Sono padrone. Se poi chiamo T di S il campo KT U primo meno delta, T sta per taglio, poi scopriremo. Vabbè, uno può dire che questo è collegato al taglio U primo meno teta, alla deformazione al taglio U primo meno teta. Vabbè, questa equazione che sembra pesante si può scrivere in forma compatta e uno può scrivere M primo più T più mu uguale a zero. Ora siamo, secondo me, al livello di commedia di Goldoni, no, la commedia dell'arte. Allora, questa equazione è ingegneria, questa equazione è matematica. Io, diciamo, a questo mi fermo perché, insomma, io ho troppo rispetto per gli ingegneri seri per mettermi a fare troppe discussioni, anche perché poi sono malintese queste discussioni. Quindi io, diciamo, dirò soltanto che sono d'accordo con Schiller, la stupidità è così diffusa che, leggetevi la commedia, la tragedia o commedia di Schiller, neanche gli dèi possono nulla contro la stupidità. Non c'è nulla da fare. Vabbè? Allora, cercate di capire che
che queste due non sono due cose diverse. Questa è pratica ingegneristica e questa è matematica, ma queste sono la stessa cosa avendo cambiato i nomi. E questo cambiamento di nomi è utile per scrivere l'equazione in maniera compatta. Se uno si ricorda che m è Km teta primo e si ricorda che t è uguale kt un primo meno teta. Io spero che voi al liceo abbiate studiato abbastanza algebra da aver fatto un po' di conticini. Se voi avete un'espressione complicata che si ripete 7 volte nella vostra formula, è intelligente chiamarla con un nome e fare i conti avendo introdotta questa quantità ausiliare che poi riespliciterete nei passaggi successivi, dopo che avete fatto la semplificazione. Non c'è nulla di diverso in questo ragionamento. Poi faremo dei discorsi più approfonditi riguardo poi i metodi di risoluzione dell'equazione e il fatto che in un'epoca si usavano certi metodi e in un'altra epoca se ne sono usati altri. Va bene? Ok. Questa è l'equazione che abbiamo trovata facendo la variazione prima dell'energia rispetto al campo teta. Vabbè? E come dato al bordo abbiamo trovato quello che ho cancellato, ma che deriva da questo residuo al bordo dopo l'integrazione per parti. Tenete a mente queste cose perché ora facciamo la variazione prima rispetto a U per trovare la seconda equazione. Fare de epsilon totale rispetto ad U. I termini che fanno comparire U sono questo e questo, non ce ne sono altri. Quindi abbiamo l'integrale fra 0 ed L di kt mezzi che moltiplica U primo più delta U primo meno teta tutto al quadrato meno U primo meno teta al quadrato, va bene? E poi ci sta meno BT delta U. Vabbè, permettetemi una piccola modifica in corsa. Insieme a meno m ext teta di L, prima volevo scrivere anche un altro termine che vi scrivo ora. Metto meno f ext u di L. Quindi nel mio problema c'ho la trave incastrata a sinistra e c'ho pure una forza F applicata in L, oltre la coppia. Va bene? Tanto questo termine non influenza teta, quindi il conto di prima non è inficiato. Nell'equazione energia totale fingiamo che prima mi sono dimenticato da aggiungere il pezzo meno f ext u di L. C'è anche il momento, solo che nella variazione prima di U quello non gioca nessun ruolo. Ci siamo? Cercate di imparare a fare questi ragionamenti in maniera elastica in modo da capire cosa stiamo facendo, va bene? Quindi qui a parte, seguendo la nostra strategia, scriveremo meno f ext delta u di L, che è la variazione prima dell'energia
relativa al carico morto applicato in L. Ci siamo? Ok. Allora, devo solo sviluppare questo quadrato. È utile che noi si riscriva la formula così, in maniera del tutto equivalente. In questo modo il conto che facciamo, la somma è cotuta, dica. Fine qui, sì, per evitare casini, quello che sta fuori dell'integrale l'ho messo nel riquadro in basso a destra, così si evita. Qui c'è un'altra parentesi. Va bene? Ok. Allora, uso il metodo Pancini, faccio il conto qua sotto e poi lo sostituisco sopra. Va bene? Certo. Povero Pancini, ha scoperto i raggi solari e ora i raggi cosmici e ora viene ricordato per una tecnica per fare i conti alla lavagna. Mi perdonerà. Allora, un primo meno teta al quadrato è il quadrato del primo. Poi ciò più delta un primo quadro che è il quadrato del secondo e poi c'è il doppio prodotto. Più 2 u primo meno teta delta u primo. Va bene? Questo signore qua si semplifica con questo signore sopra, perché questo è lo sviluppo del primo addendo. Ci siamo? Quindi, questo è un infinitesimo del secondo ordine, via. Questo si semplifica con quello, via. Nella parentesi quadra resta 2, u primo meno delta, delta u primo. Lo riscrivo sopra. Col 2, 2, un primo meno delta, delta un primo. Ah, ragazzi, questi conti sono negli appunti che vi sono stati distribuiti. Va bene? Però ricostruiteli, sentite, sentite la lezione e ricostruite, va bene? Sapete, uno dei miei figli, quando gli dicevo di lavarsi le mani, apriva la fontana, faceva sentire il rumore e non se le lavava. Andava via 3 anni. Diceva, ecco, bisognava controllarlo a vista. Ora, ci sono molti minuti nel conto delle video lezioni, molti minuti di ascolto. Però se avete fatto come il mio figlio piccolo, accesi il computer e siete andati, diciamo, solo per accontentarmi. Allora, il 2 si semplifica col 2. Qui c'è delta U, non si deve fare nulla. Dobbiamo integrare per parti. Ora ci ricordiamo che nel calcolo precedente KT un primo meno teta l'abbiamo chiamato T grande. E quindi per semplificarci i conti scriviamo questo. Come vedete è solo una stenografia per fare i conti più velocemente. Perché a questo punto l'integrazione per parti si fa subito. Avete che questo è uguale a T delta U primo meno
di primo delta U. Mi trovate? Questo signore, dopo l'integrazione, ha diritto ad entrare nel riquadro in basso a destra. Quindi qua abbiamo T delta U calcolato in 0L. Questo signore qua diventa quello e lo cancello. E nella parentesi quadra sotto l'integrale sopravvive meno T' delta U. Poi c'è meno BT delta U, questo in parentesi quadra DS. Va bene? Beh, è fatta. Delta U si mette in evidenza. Invochiamo le signore funzioni campionatrici, le evochiamo, e quelle vengono, e troviamo, non so se avete mai studiato la Sibilla Cumana, quella che emetteva le sentenze, T' più BT è uguale a zero. Abbiamo scoperta la seconda equazione, quella che vi dà la seconda condizione necessaria a essere d'equilibrio, cioè che caratterizza l'equilibrio di una trave di Timoshenko. Vabbè? Che succede al dato al bordo? Vedete, il dato al bordo, se abbiamo incastrato la trave a sinistra, questo pezzo in zero scompare, rimane delta UDL che moltiplica TDL meno F esterno. Quindi cominciamo a capire perché è stato definito T. TDL è uguale alla forza esterna. Il valore che il campo T assume in L è uguale alla forza esterna. Va bene, non ve lo rifaccio il conto per W, l'abbiamo già fatto almeno due volte. Se definite n uguale kn w primo, vabbè, se a questo punto vi ricordate che nell'espressione dell'energia all'inizio vi siete scordati un pezzo che ora chiamo n esterno per W di L, quindi in realtà i pezzi erano tre, la coppia, la forza tagliante e la forza assiale. Cosa scopro? Scopro l'equazione n' più bn uguale a 0 e n di L uguale n esterno. Allora, ora abbiamo pochi minuti e discutiamo un attimo del risultato che abbiamo ottenuto, poi sicuramente dovremo approfondire la discussione. Però prima di andare avanti, questo metodo si applica a sistemi fatti da n travi collegate fra di loro con vincoli come volete voi,
nella famiglia dei vincoli che abbiamo introdotti. Dovrete integrare per parti su tutti gli intervalli dove non ci sono forze concentrate, coppie concentrate o vincoli. Dove invece ci sono forze concentrate, coppie concentrate o vincoli, nell'integrazione per parti avrete condizioni di raccordo, che sono i termini che vengono sugli estremi degli intervalli dall'integrazione per parti. Questo metodo che vi sto presentando è potentissimo. Applicando questo metodo, l'ingegner Eiffel è stato capace di progettare la torre e la statua della libertà. Ha avuto bisogno di un'enorme pazienza, perché ha dovuto trovare la primitiva di questa equazione, dell'altra equazione che ho cancellato, con tutti i dati a bordo, e piano piano ricostruire il campo di spostamenti di tutte le gravi che costituivano quelle strutture. Ci siamo? Utilizzando come strumento di calcolo carta millimetrata, riga, compasso, matite di varie punte e penne ad inchiostro per ripassare il grafico quando era sicuro che il risultato era giusto. Ora, se per voi la pratica ingegneristica consiste nell'utilizzare questi strumenti di calcolo, allora per voi M, T ed N sono i campi più importanti della progettazione strutturale di sistemi di travi. Questo è il messaggio che tenterei di mandarvi. Per una versione più polemica, ma ora sono stanco, vi invito a vedere la videoregistrazione stamattina alle 8:30. Avevo bevuto qualche caffè, avevo più forza, mi sentivo più polemico e ho dato il meglio di me. Ora andate a vedere, è così, eh? Ma voi siete i giovani del 2015, cioè siete persone nate nell'epoca fortunata delle RAM fatte da giga. Io sono il ragazzo dell'82, nato in un'epoca nella quale le RAM erano chilo. Quindi voi avete una potenza di calcolo infinitamente superiore, ma soprattutto negli ultimi 20 anni c'è stato un bell'ordine di grandezza. Chilo è 10 alla 3, giga è molte potenze di più, o no? Quindi voi avete una potenza di calcolo di molti ordini di grandezza superiori. Allora, vi faccio una domanda retorica, perché certamente faccio quello che ho deciso di fare, ma volete che io continui il corso come se voi foste ingegneri dell'epoca di Eiffel, o volete che io continui il corso come se voi foste ingegneri del 2020 ed oltre? La bella notizia per voi è che useremo queste equazioni per fare qualche conticino che mi persuada del fatto che avete capito di che cosa stiamo parlando. Ma voi lo sapete come fa Comsol a risolvere questo problema di minimizzazione? Beh, questa non l'ho cancellata. Prende questa energia e la macella. Scrive questa energia in funzione di un milione di parametri e con un programma di calcolo potentissimo vi dà il minimo. Voi lo sapete che dovete scrivere,
l'energia. Dovete dire quali sono i campi cinematici e qual è l'energia. Poi premete un pulsante e quello vi dà il grafico della trave all'equilibrio. Dovete capire come funziona per controllare i risultati. È chiaro? Questo dobbiamo fare. Va bene, allora ci vediamo alla prossima lezione.